Popolo Rosso Nero, buongiorno dal Benzinero Stadium. Lo faccio da qui, così diamo anche una risposta a quell'una persona che capita al mese che ti scrive, invece di mettere video, cercati un lavoro. Anche di sabato sono a lavorare, anche di sabato. Se non mi conosci, non devi scrivere cazzate. Che qua non è che adesso tutti quelli che mettono un video su YouTube non fanno un cazzo nella vita, eh? Cioè, qualcheduno sì, qualcheduno è un grattaculo. Il Benzinero apre alle 6 del mattino, chiude alle 7 di sera. È sempre sul suo impianto con i suoi clienti a far benzina, a parlare di calcio, a raccontar minchiate, però siamo sempre qua. Detto questo, prima di parlare di Milan-Bologna, partita fondamentale, partita non semplice, dobbiamo parlare di questa notizia della giornata di ieri che mi ha fatto sorridere, perché poi la mia testa pensa allo sfottò che dovrò dire dopo, per quello che mi viene da sorridere. Praticamente notizia che la partita di Anderlecht-Zeg verrà rifatta per un grosso errore dal VAR. Praticamente Zeg stava battendo il rigore, calzano, il portiere para, il giocatore ribadisce in porta, segna, gol annullato perché il calciatore era dentro nell'area. Il problema è che c'erano anche due dell'Anderlecht in area e quindi il rigore andava ribattuto. Apriti cielo, il Gen perde 2-1, vanno per vie legali, vince il Genk, bisogna rifare la partita. E il mio pensiero è, se lo facessero anche in Italia, l'Inter la metà delle partite le deve rifare. La metà, oh raga, anche la Supercoppa bisogna ritornare in Arabia da rifare per errori del VAR. magari una anche del Milan, dai, e una anche della Juve, perché sono diventati permalosi ultimamente gli interisti, un po' troppo permalosi. Però cosa voglio dire, adesso secondo me qua in Belgio non si potrà più giocare, perché ogni volta che farà un errore il VAR tutti vanno per vie legali, bisogna fare sempre le partite. Il concetto qual è? Per rendere, non serve fare queste cose, per, io lo ribadirò finché campo, per rendere il VAR una cosa più sicura e onesta devono gestirla gli allenatori, la chiamata del VAR. 5 a testa, è vero, la partita durerà di più, chi se ne frega, si farà 10 minuti di recupero, tanto lo fanno già anche adesso per il niente, quindi, cioè, gol, chiamo il VAR, vai a vederla. Poi davanti al VAR si può sbagliare? Sicuramente, siamo umani, ma le cose evidenti non le sbagli. Espulsione? Vai a vedere se è espulsione davvero. Però non deve essere una discrezionalità dell'arbitro, se no, vedete, succedono i casini. Ed è bello vedere che in ogni stato ci sono i propri problemi, perché è successo in Belgio, è successo anche in Spagna, che sono incazzati, il presidente del Barcellona è incazzato perché dice che ci sono troppi favoritismi verso il Real Madrid, i tifosi in subbuglio. Quindi siamo tutti uguali noi tifosi, probabilmente in Spagna la chiamano la Perez League, qua invece è la Marotta League. Però è bello perché siamo tutti uguali in tutto il mondo come tifosi. Detto questo, torniamo alle cose serie. Milan-Bologna. Raga, non sto neanche qua a dirvi dell'importanza che questa partita ha, perché lo sappiamo tutti, sarà una partita difficile, ma i 3 punti diventano fondamentali per mettere... Vai tranquillo. Il bello della diretta. Allora, stavo dicendo, perché dobbiamo andare a 3 punti dall'Inter, mettere in pressione alla Juve, sarà difficile recuperargli i punti perché è una partita facile, gioca contro l'Empoli in casa, secondo me non è che vince, gli strapazza. E dobbiamo stare lì, ormai io dietro non ci guardo più, io penso che il terzo posto, vedendo la pochezza del livello calcistico che hanno i nostri avversari, nonostante De Laurentiis si sta comprando il mondo intero, però di tutto quello che si sta comprando, la squadra che può puntare a vincere lo scudetto sicuramente non se n'è comprato uno, perché Mazzocchi, Tendonker non giocava manco dove era, all'Aston Villa.
Quindi vabbè, cazzi loro comunque. Ecco, comunque rispetto alla pochezza che ho dietro, ormai io guardo solo davanti. Come dice Pioli, dobbiamo fare, non siamo lì con loro, ma dobbiamo pensare alle nostre prestazioni, quindi vincere, perché vincere aiuta a vincere. E poi comunque coltiviamolo. Io vedo ancora tanti che non ci credono. Lo so che è difficile, però cazzo ve ne frega, figa. Cioè, se non sogniamo, il bello della vita è anche sognare. Sapete quante volte io sogno di diventare miliardario? Poi non ci divento, rimango povero. Però sogno, il bello. Se no che cazzo ci stiamo a fare al mondo se non sogniamo? Quindi sogniamo. E cosa voglio vedere oggi in questa partita, dove per l'ennesima volta lo stadio sarà praticamente pieno? Voglio vedere sì quello che abbiamo visto fino a oggi, cioè un Milan che prova a tenere in mano il pallino della partita, che attacca il suo avversario, che non fa come certe squadre che aspettano e vanno in ripartenza, ma che vogliono cercare di dominare una partita. E questo mi sta bene, è una cosa che mi piace e che mi diverte. Però voglio vedere anche una squadra più compatta, che concede poco, perché nel calcio si possono fare tutte e due le fasi bene, sia quella offensiva che quella difensiva. Quindi io mi aspetto un Milan che piano piano, con l'arrivo anche dei risultati, riesca anche a trovare una certa compattezza che oggi non abbiamo, perché se vuoi vincere i campionati si vincono anche prendendo pochi gol, non solo segnandone tanti. Quindi ragazzi, scusate, sono andato a fare il sabato, è un casino da Benzinero Stadium. Se riusciamo a risolvere questa piccola problematica, che non è piccola, perché poi ti incasina le partite se la fase difensiva non migliora, come è successo con l'Udinese. Pigli due contropiedi, prendi due gol e dopo non è stato facile rimontarla. Ecco, se miglioriamo questo punto, allora diventiamo una grande squadra. Raga, oggi il Milan scende in campo con Magic Mike in porta, Teo Hernandez. Ci sarà, ormai, squadra che vince non si cambia. Kier, Gabbia, Calabria. A centrocampo Pulisic, Reinders e Adli. Leao, dietro alla punta Loftus-Cheek e Giroud. Sarà una battaglia, perché Bologna comunque, è vero, sta arrivando da un paio di partite negative, ma appunto perché sta arrivando da delle partite negative vorrà fare risultato qua a Milano. E sono quelle squadre che comunque giocano a calcio, non fanno catenaccio, e quindi sono le partite che piacciono al Milan, quelle partite a viso aperto. Noi soffriamo molto di più le squadre che si arroccano in difesa. Sempre forza Milan, ci vediamo in giornata, e dobbiamo vincere, raga, non ci sono cazzi, dobbiamo vincere.